credi di essere solo con un sogno dentro te, dentro te. Credi di essere sola, ma la passione vive in te. Entra nel sogno, vivilo anche tu. Vivilo anche tu, vivilo anche tu. Sta sul tipo. Stars Cult TV, terza puntata, buonasera a tutti, Giuseppe Fichele, Erminia Marcello, ciao. Allora, è andata benissimo? Sì. Terza puntata, ciao. Si continua ad andare avanti, io questa sera vi racconterò delle cose bellissime che sono successe nelle due puntate precedenti, ma avremo tempo per farlo. Erminia, puoi ritornare di nuovo nella tua postazione, tranquillamente, te ne vai in compagnia della Stars Cult Band. Grazie ragazzi, come sempre. Giuseppe. Marcello. La sfida continua. Altri quattro istituti, li presentiamo subito? Ok, vi presento il primo, oggi, dalla costiera sorrentina, i ragazzi del liceo Grandi di Sorrento. Abbiamo dalle pendici del Vesuvio i vulcanici ragazzi dell'Ipsar Tognazzi di Pollena. Loro sono situati tra la piana del Volturno e quella del Garigliano, i talentuosi ragazzi dell'ITC Stefanelli di Mondragone. E non potevano mancare, perché loro per ultimo, ma non in ordine di importanza, perché sono bravissimi, arrivano dalla città più bella del mondo, lasciatemelo dire, i partenopei dell'Itirighi di Napoli, fuori grotta. Facciamo entrare subito anche la nostra compagna di viaggio, Anna Rita Landi. Buonasera Marcello, buonasera Giuseppe, buonasera a tutto lo studio e anche al nostro pubblico, perché sono in molti a seguirci, per fortuna. Bene, bene, non poteva mancare questa sera anche la nostra giuria, Marcello. Ogni settimana si picchiano per venire qua a Stars Cult TV, perché veramente il programma piace. Vi presento quelli che sono con noi questa sera. Abbiamo un ospite che è diventato ormai fisso, Marco Pesacane, in rappresentanza di Radio Club 91. Buonasera. Per la sezione recitazione abbiamo altri due ospiti fissi che vengono a trovarci ogni settimana, per fortuna, e sono Roberta Inarta e Carlo Piccone della Scuola di Cinema di Napoli. Buonasera. E per quanto riguarda il ballo, invece, questa settimana abbiamo una new entry, si chiama Cristina Valeria Rossetti ed è una ballerina e giudicherà appunto le prove di danza. Buonasera e bentrovata. Perfetto, a questo punto io direi di dare i numeri. Noi siamo soliti dare i numeri all'inizio della trasmissione, li diamo comunque tranquillamente. Parliamo della prima puntata. La prima puntata, i primi quattro istituti che si sono sfidati durante la settimana hanno votato. Quanti voti sono stati totalizzati nella prima settimana? Quindi parliamo dei primi quattro istituti. 23.000 voti. 23.000 voti. La scorsa settimana si sono sfidate altre quattro scuole. Il televoto si è chiuso poche ore fa. Quanti voti sono stati totalizzati in tutto, Giuseppe? 49.000 voti. 49.000 voti! Sono tantissimi! Bellissimo, ragazzi! Un applauso a tutti quelli che ci hanno votato! Grazie di cuore! Grazie di cuore a tutti! Che hanno votato le nostre...
nostre scuole. Adesso facciamo entrare in campo i primi, coloro che romperanno il ghiaccio, quindi Adelaide e Melò per la prova canto. Ma buonasera Melò, ma che nome particolare che hai? Significa melodico. Significa, ah, melodico, vedi, ha un'etimologia. Tu li hai selezionati perché Giuseppe è il papà della trasmissione, il produttore, vi segue proprio dall'inizio alla fine, è venuto nelle vostre scuole, tutte, e vi ha sentito cantare. Loro perché ti hanno colpito? Mi hanno colpito. Ti hanno colpito, non c'ho, perché sono arrivati e ti ha dato quell'impulso positivo che solitamente dà l'artista quando il pezzo arriva. Cosa ci presentate? Allora, cantiamo una canzone di Modà con Emma, arriverà. Ok, allora in bocca al lupo, sentiamo la vostra esibizione, che tutto possa andare per il meglio. Vai ragazzi! Grazie. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno triste, tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai. Si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate, lo vento in cui il sole sarà. La tristezza di pianti, sorrisi innocenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curare le tue voglie, la magia delle stelle. Grazie. Grazie. Bravi ragazzi, complimenti. Allora adesso vi vengono a raccattare, tra virgolette, vi portano nel backstage così sentiamo le vostre impressioni a caldo. Adelaide e Melò, grazie, andate con la nostra valletta. Grazie. Nel backstage grazie. C'è lì che vi aspettano, Angelo, Alex, sentiranno un po' i vostri commenti. Ma come andate in linea di massima? Ciao. Bene, abbastanza bene. Andate nel backstage, allora fra poco ragazzi, bravi, complimenti. Buonasera dal backstage. Allora, siamo con il primo istituto che si è appena esibito nella categoria canto. Siamo con l'Istituto Grandi di Sorrento. Allora ragazzi, come andate? Come essere i primi ad esibirsi? È stata una cosa davvero comunque emozionante. Devo dire che l'esibizione è andata molto bene e siamo soddisfatti. Come mai la scelta di questa canzone arriverà, che ha avuto anche successo nello scorso festival di Sanremo? A dire la verità è stato un brano che ci ha colpito subito e quindi abbiamo scelto questa canzone. Al momento restituisco la linea in studio. Adesso andiamo a conoscere chi rappresenterà l'Ips Artognazzi di Pollena, ovvero facciamo entrare Anna, Federica e Noemi. Che belle queste fanciulle, i vostri nomi li abbiamo detti, cosa ci presentate quest'oggi? La canzone L'amore si odia di Noemi e Fiorella Mannoia. Quindi ecco una scelta particolare, tutta al femminile, una canzone interpretata da due donne della musica italiana, quest'oggi interpretata da tre donne. Eravate tutte concordi in questa scelta? Sì. O c'è stato qualcuno a cui magari piace Noemi o Fiorella Mannoia che ha spinto? Sono comunque ottime cantanti, quindi abbiamo scelto entrambe... Ci sono piaciute quindi. E noi adesso siamo curiosissime di ascoltarvi. In bocca al lupo ragazze, vi lascio il palco. Can
vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, le solite parole di un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia. Se fosse tutto facile, se fossi ancora innamorato di me ed ogni petalo, sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più il battito di questa vita, per tutto quello che conta, se conta e se la mia croce è sulle dita. Che conta, se poi colla sulle dita ed ogni petalo, sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei di luna sopra ogni cosa, ogni cosa. Per tutto quello che conta, se conta, se la mia sulle dita. Belle e brave le nostre ragazze. Adesso Maria vi accompagna nel backstage, dove c'è Alex che vi aspetta per commentare la vostra in carne e ossa, colei che difenderà nella prova canto il proprio istituto. Sto parlando di Marilena Lucignano. Allora, scusami Marilena, io pensavo di essermi salvato questo giro, invece non ce l'ho fatta. E no, invece, ragazzi, applauso! Signori, sono gli assistenti di Star School TV. Ciao Umberto, Umberto è amico mio. Sono sempre Marcello Tozzi, non sono Umberto Tozzi. Ma Pasquale, ma quante volte te lo devo dire? Io non lo so. Ma perché tu ti metti sempre vergogna? Ti metti sempre vergogna, cioè, di dire Marcello, ma tu sei Umberto. Marilena, perdonali. Aiutami pure voi, Umberto, Umberto, Oh. Va bene, dai, mi si dice il nome, che va bene. Ti ero dimenticato di me. Dovete sapere, ragazzi, che lui, loro due anzi, pensano di saperne in tutte le discipline, cioè anche nel canto, immagino, soprattutto vero? Soprattutto nel canto, perché io sto facendo il vocalizzo. Ci avrei scommessa. Cosa hai presentato? Perché che cos'è il vocalizzo? No, Il vibrato. Il vibrato, vuoi sentire? Sì. Posso, ragazzi? Dai, veloce. Stacco TV, no. Grazie. Andate via, per piacere, Antonio. Ah, dai, non è fattibile. Anche tu? Sì, pure. Fammi io sentire. Però io canto tutta un'altra cosa. Certo. Andavo a piedi nudi per le strade. Mi sono messo paura anch'io. Ma ha fatto venire freddo addosso. Vabbè, presentiamo Marilena, dai. Marilena ci canta, ciao ragazzi, grazie, una bellissima canzone di Irene Grandi. Perché l'hai scelta? Non lo so,
Dillo al microfono, magari ci sentono anche da casa. Penso che si adatta a me. A te, alla tua persona. Qual è il titolo della canzone? Sono come tu mi vuoi. Guarda che c'è mia moglie di là che... Ah, è la canzone, eh? Sì. In bocca al lupo, allora. Vai, Bevi. Sentiamo un po' cosa sai fare di bello. A fra poco. Sono come tu mi vuoi. Non ho amato mai. Io sono la sola che possa capire tutto quello che c'è da capire in te. Forse se baciassi me, sono la sola che tu possa amare. Non lo vedi che sono a due passi da te e non sai quanto bene ti ho dato e non sai quanto amore è sprecato aspettando il Bravissima Marilena Lucignano, sono come tu mi vuoi, Irene Grandi. Allora guarda, io adesso ti lascio in compagnia del nostro confettino Manuela che ti accompagna nel backstage, così ci racconterai a caldo quelle che sono le tue sensazioni del momento, ok? Vai, vai, brava. Abbiamo appena assistito alla terza esibizione per quanto riguarda la categoria canto e siamo qui con Marilena che proviene da quale istituto? ITC Stefanelli di Mondragone. Allora Marilena, com'è andata? Beh, io spero bene. Temi qualche istituto in particolare di quelli che si sono esibiti poco prima di te? Purtroppo no. Ah, visto, la sicurezza è un elemento integrante anche per chi vuole fare questo mestiere. Tu vorresti intraprendere questa carriera da cantante? Sì, lo vorrei. È una mia passione già da piccola. Spero che è andata bene e il giudizio sarà quello positivo. Ok, allora in bocca al lupo Marilena e noi al momento restituiamo la linea alla regia. E allora facciamoli entrare i ragazzi dell'Itirighi di Napoli, sono Rosa, Imad, Rossella e Adriana. Un folto gruppo e tra l'altro accompagnato da una grande tifoseria, sento alle nostre spalle, eh? Sì, sì. Siete belli scatenati, Forza Napoli, sento, di tutto. Cosa ci cantate? A chi mi dice di Blu. Quindi in una italiano. Scelta in italiano, perché Blu, come sappiamo, è un gruppo internazionale, però voi avete scelto di cantarla in italiano. Come mai questa versione? Perché... Perché ha molti più pezzi, perché facciamo... Cioè... Non ti preoccupare, cioè, con parole tue, ce la puoi fare. Diciamo che è più adatta. A dividerci comunque, più adatta a noi. Ma c'è qualcuno di voi che studia canto, che aspira di fare il cantante nella vita? Tu studi canto, perfetto. Allora ragazzi, noi adesso ascoltiamo cosa sapete fare. In bocca al lupo, a chi mi dice? Riderai e ti rivedrai.
lascerai lo sguardo mio per poi dirmi addio e mentire. Se ti dicessi ora vai, bravissimi. E adesso, come sempre, è il momento backstage per accogliere le vostre emozioni. Nel frattempo i vostri compagni continuano a fare il tifo, ma adesso vi aspetta il backstage per raccogliere le emozioni del momento. E dopodiché diamo la linea subito a Marcello, che si trova con la nostra giuria, che farà i primi commenti. Siamo questa volta nuovamente nel backstage in compagnia di chi, Lorena? Itis Augusto Righi. E sono loro, li abbiamo sentiti cantare poco fa. Avete cantato la canzone dei Blu, mi pare, o sbaglio? Sì, A chi mi dice dei Blu. A chi mi dice, quindi una canzone tra l'altro in italiano. Devo dire che vi vedo anche belli assortiti. Siete 3 e 1, quindi tre donne e un uomo. Quindi un gruppo anche misto, diciamo, bello assortito. Sì, infatti noi abbiamo, cioè è stato un piacere comunque lavorare anche con un ragazzo. Sicuramente, non lo metto in dubbio. Immagino per te lavorare con tre donne. Molto bello, sono state anche forti, mi hanno dato carica. Sicuramente, non lo metto in dubbio. Quanto tempo avete impiegato per preparare la vostra performance? 2 giorni. No, proprio non vogliamo dire bugie, 2 giorni. 2 giorni, quindi capite che ci hanno messo veramente poco. E allora noi incrociamo le dita per voi e restituiamo la linea a Marcello e a Narita. Terminata la prima prova, quella di canto, ed ecco che io mi sono posizionato immediatamente tra la giuria insieme a Marco Pesacane di Radio Club 91, Roberta Inarta, Carlo Picone della Scuola di Cinema di Napoli e con Cristina Valeria Rossetti, l'esperta di ballo. Ma adesso però vorrei passare subito la parola a Marco Pesacane di Radio Club 91 per studiare insieme, valutare insieme quelle che sono state le esibizioni delle prime 4 scuole. Canto. Buonasera a tutti. Salve. Ciao. Allora, anche stasera va premiato il coraggio, perché vengono scelte sempre canzoni e cantanti di un certo rilievo, di una certa difficoltà. Io però noto una cosa, l'abbiamo vista anche nelle puntate precedenti, quando si creano i gruppi diventa un po' più complicato, diventa un pochino più difficile, magari emerge una voce piuttosto che un'altra, non si riesce poi ad avere un senso un po' più completo di quella che può essere l'esibizione. E ad esempio c'era una ragazza che ti è piaciuta di più tra le 4, cioè tra i 4 pezzi che abbiamo ascoltato? Tra i 4 pezzi premio sicuramente la ragazza dello Stefanelli di Mondragone. Oh. Che ha cantato Irene Grandi, perché al di là comunque di una, credo, una buona preparazione, ora non so se lei ha studiato oppure è autodidatta, però ha avuto anche un'interpretazione che è stata una cosa che è un po' mancata nelle altre esibizioni, forse per quello che dicevo prima, ovvero il fatto che magari quando si è in 3, in 4, può essere un pochino più complicato dare un'idea, dare un'interpretazione più coerente, più pulita. Marco, invece il pezzo più coraggioso, la scelta più coraggiosa qual è stata?
Ma guarda, secondo me sono state due, sia l'Istituto di Sorrento che quello di Pollena, con i Modà e Emma e Noemi Mannoia, perché sono due duetti molto complicati. Cioè, Modà ed Emma, voglio dire, Checco de Modà ha un'estensione vocale incredibile. Per esclusione, Noemi Mannoia. Ci rimane il Righi di Napoli. Fuorigrotta. Sì, che ripeto, il Righi di Napoli, stavo dicendo prima, c'era una ragazza che aveva un'ottima impostazione vocale, mi piaceva molto il suo impatto, però purtroppo non è stata molto supportata dagli altri tre, c'era un pochino di dislivello tra i quattro, quindi questo mi è dispiaciuto un po', perché poi anche la canzone dei Blu merita, insomma, secondo me, un bel pezzo. E ci sono rimasto anche un po' male, devo dire la verità, mi aspettavo un qualcosina in più, sì. Va bene, Marco Pesacane, Radio Club 91, il nostro esperto di canto. Adesso linea alla pubblicità e poi rientriamo in studio con la seconda prova, quella di recitazione. A fra poco!